Per ridurre i consumi e quindi l'inquinamento in città, una delle soluzioni che più si stanno affermando in questi ultimi anni è lo stop and start, un dispositivo che spegne il motore nelle soste. Curiosi di verificare se mantiene quel che promette, ne abbiamo provato uno fra i più recenti e sofisticati, quello della Peugeot 308 1600 EHD, per 2 giorni interi nel traffico di Milano. Per questo test abbiamo utilizzato un misuratore di flusso che rileva tramite un complesso sistema elettronico l'effettiva quantità di carburante che arriva agli iniettori, tenendo conto anche di quello che viene rimesso in circolo. In aggiunta, un rilevatore GPS ha monitorato costantemente velocità e posizione dell'auto. Dopo aver attivato il sistema e gli strumenti, per poter contare su condizioni di traffico confrontabili, in entrambi i giorni siamo partiti alle 7:30 del mattino e abbiamo concluso la prova dopo 12 ore. Naturalmente, nella prima giornata abbiamo mantenuto il dispositivo continuamente attivo, mentre nella seconda è stato sempre disattivato. Ma come funziona lo stop and start? In due parole, il dispositivo spegne il motore quando si mette il cambio in folle a bassissima velocità, per poi riavviarlo appena si torna a premere il pedale della frizione. In particolare, quello della Peugeot 308 è in grado di disattivare il motore già nel corso della decelerazione, a partire da 20 km l'ora. Solo due, ma rigorose, le regole che abbiamo seguito in questa prova. Tirare le prime 3 marce a non più di 2300 giri e non superare mai i 55 km l'ora indicati dal tachimetro. Viaggiando per lo più a singhiozzo, abbiamo completato il nostro percorso in 1 ora e mezzo, alla media di ben 13 km orari. Ma è proprio col traffico più pesante che lo stop and start garantisce il massimo risparmio. Non rimanendo in funzione nelle soste, infatti, il motore non brucia inutilmente carburante. L'analisi dei risultati conferma che il dispositivo mantiene quel che promette. In caso di traffico intenso, con continue soste, abbiamo infatti rilevato un risparmio nel consumo addirittura del 19,5% nel primo giro, durante il quale il sistema ha tenuto spento il motore per un totale di ben 42 minuti. All'imbrunire, la necessità di accendere gli anabbaglianti, assorbendo ulteriore energia, non ha consentito di contare sempre sullo stop and start. Il sistema viene disattivato quando il livello di carica della batteria scende sotto i limiti di guardia. Tirando le somme, nella media dei primi 3 giri, che rappresentano un campione attendibile della variabilità del traffico, lo stop and start è rimasto costantemente attivo e ha garantito una percorrenza superiore del 14,6%.